Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo sull'account taiwanese per aggiungere qualche informazione allo scorso video, sempre che parla sempre del prossimo aggiornamento che ci sarà appunto su Castle Clash. Quindi se non avete visto il video precedente ve lo lascio qui sopra, apparirà, mentre adesso andiamo a parlare di altre cose che non ho detto. Allora, la prima è il nuovo eroe, ragazzi, il nuovo eroe che hanno messo, eccolo qui. A me sembra, ragazzi, Poppy di League of Legend dentro un po' al robot di Rakdos, sembra un po' quello, però andiamo a vedere perché che cosa fa la skill. Allora, la sua skill praticamente al momento dell'attivazione dà a tutti gli eroi alleati vicini un cap di danno, praticamente un limite di danno che questi possono subire, e inoltre gli aumenta la velocità di attacco. Oltre questo fa anche praticamente ogni attacco che fa questo eroe lancia in aria, c'è scritto, un pugno volante che causa 270% di danno ad area, ogni attacco che fa, dice. Però se ci sono le mura vicino all'eroe, questo attacco, praticamente questo pugno volante non si attiva, praticamente non avviene a ogni attacco. Quindi questo è il nuovo eroe, anche nella versione evoluta con gli occhiali e il robot anche con i pezzi di motore che escono fuori. Un'altra aggiunta è un altro tema, un'altra skin villaggio. Eccola qui, sembra un pochettino Luna Park, c'è qui un giullare, diamo barchette, una specie di Luna Park sembra, non so, un parco giochi comunque. Questa è la nuova skin che si aggiunge alle altre, anche se qui, a differenza delle altre skin, come possiamo notare, servirà una pergamena riservata a questo, appunto, a questa skin villaggio. Sono stati aggiunti anche dei nuovi livelli nell'altare del Regno Perduto, ma su questo account ancora non ce l'ho e quindi lo vedremo quando ci sarà l'aggiornamento sul server italiano. Un'altra cosa è l'equipaggiamento eroe, per il quale vi rimando al video precedente su cui l'abbiamo trattato, anche perché l'equipaggiamento eroe si può usare soltanto su eroi di prima o seconda evoluzione, quindi avendo qui tutti eroi non evoluti non posso mostrarvi gli equipaggiamenti eroe. Comunque sono stati spiegati abbastanza bene nel video precedente. Poi sono stati regolati anche in questo aggiornamento il demone in crisis e altre cose sono stati aggiustati, adesso non so di preciso di più, però so che c'è questo aggiustamento. E in ultimo, ragazzi, in ultimo hanno aggiunto anche le skin agli eroi, le prime tre skin agli eroi. Allora abbiamo la skin di Golem, ovviamente questa qui, serviranno 50 pezzi di puzzle skin a quanto pare per avere questa skin, non so come si ottengono, sicuramente nelle varie offerte. E qui abbiamo anche la skin di Moltanica, che è questa qui, abbastanza carina, anche se quasi lo preferisco non skinnato, mentre Golem skinnato è abbastanza carino, devo dire, dove ci clicca sopra, abbastanza carino. Mentre invece l'ultimo, devo dire, quello un po' più figo di tutti secondo me è questo, perché lo va a modificare abbastanza, verde è più bello che così, secondo me. Questa qua tra le tre è forse la più carina, anche perché Cupido si usa molto, lo hanno abbastanza tutti, si prende facilmente, mentre Moltanica, si sa, non è facile da avere, così come Golem, che magari non hanno proprio tutti. Quindi questo è ciò che ci aspetta nel prossimo aggiornamento. Fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e lasciate un bel like. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.